È un duro lavoro, però mi piace. Allora, prendete dell'acqua calda o del brodo vegetale, io lo faccio con l'acqua perché già il couscous questo è buono. Allora, lo metto in una bacinella, lo copro mezzo centimetro sopra del livello del couscous di acqua, metto un pizzico di sale e lascio lì, giusto 5 minuti. Questo lo farò ovviamente a seconda dei tempi di preparazione del mio contorno, ma in realtà è tutto a crudo. Quindi, se il cetriolo è di quelli pugliesi chiari o se è bello compatto, lo taglio esternamente, cioè quindi lo capo, struscio roteando la parte che vado a togliere sulla polpa per far uscire quella schiumetta, a volte toglie un po' più d'amaro. Lavo e tampono con la carta. Grattugio grossolanamente con una grattugia a scaglie o se non ce l'ho faccio una dadolata piccolina al coltello. Lo salo e lo lascio in un colino a perdere un po' d'acqua. Sbriciolo la feta con le mani, aggiungo il cetriolo, aggiungo la menta spezzettata, il basilico spezzettato, ovviamente le erbe aromatiche devono essere belle fresche perché è solo profumato. Condisco con abbondante olio extravergine, ovviamente sale e pepe, e quando il couscous si è gonfiato, lo rovescio su una bacinella, lo sgrano con le mani come dovranno fare immediatamente i miei concorrenti perché manca un minuto e 40 secondi, e poi vado a condire il tutto. Questa è un'idea, poi potete metterci un ciuffetto di yogurt greco, potete metterci delle olive, del tonno a filetti sott'olio. Vi sto dando delle cose che in casa sono facili da tenere, visto che il couscous così conservato basta gonfiarlo un attimo e diventa un po' anche un salvacena facendo una bella figura.